Ciao ragazzi, siamo qua da Noa Inc. con Lorenzo. Ciao. Il nome d'arte? Lorenzo. Ah, ok. Sì, forse l'ho visto su Instagram, mi sono di leggere quello. Da quanto tempo fai parte del Noa Inc.? Allora, da Noa Inc. ci lavoro da 5 anni. Ho fatto 5 anni quest'anno a maggio. 5 anni, quindi, perché ti trovi bene con il capo Noa? Sì, sì, sì. Ormai siamo più un rapporto d'amicizia, diciamo. Esatto. Stai parlando anche liberissimamente, sì, senza come, lei accanto. Sei in fianco, certo. No, abbiamo fatto scappare il capo. È andata via. Allora, cominciamo a parlare di quello che fai tu. Tu fai traditional old, lo chiameresti diciamo, old? Diciamo, no, non lo chiamerei old. Ormai per me old, secondo me, è raro trovare qualcuno che faccia old school. Old vero. Cioè deve essere old. Sì, devi avere anche l'età giusta per meritarti di fare quel genere ci sta, lì, diciamo. Ci sta. Secondo me. Quindi tu fai? Possiamo chiamarlo traditional. Traditional. Hai sempre fatto questo? O prima hai fatto altri stili e poi diciamo, ti sei focalizzato? Ero partito più su un tradizionale con linea fine, eccetera. Poi dopo un annetto che lavoravo qua, sia che... Alla Briganti? No, nemmeno alla Briganti, diciamo più... Era una cosa, era comunque sempre un tradizionale rivisitato, però non molto diverso da quello che facevo, da quello che faccio ora. Beh, ora c'è tanto c'è pezzi di impatto, lineoni... Sì, lì, esatto, cioè nel senso esatto, ora... È lì, è quello, esatto. È quello, sì. Non puoi dire qua... È lì. È davvero molto... O piace o non piace, cioè nel senso che sono di quell'idea lì, cioè... Non è un genere. Sì, è vero, sono degli stili che apprezzi o apprezzi e te ne innamori, o se no dici. Sì, ecco, sono solo. No. Mi ricordo le prime mandatoie che uno diceva, cioè c'era chi amava esatto, e chi diceva che sono sti sbarbi. Esattamente, quella è la solita cosa. Ma perché delle cose comuni, immagini che vedi in giro, hai subito un impatto e le paragoni a livello mentale all'immagine. Lì devi un attimino essere portato per guardare quella cosa. Ora fai solo old. Ora faccio solo questo. O ti capita per sbizzarrirti di provare? Allora, ovviamente come mi hanno insegnato prima di lavorare qua, faccio tutto. Cioè, nel senso, tutto quello che riesco a fare, ovviamente. Ci sono cose per le quali sono negatissimo e non mi azzarderei mai a provare di farle. Però, ovviamente, se arriva il cliente mio o che mi passa lo studio e chiede la scritta, faccio tutto. Cioè, ok. Però fortunatamente sono arrivato a poter lavorare diciamo solo col mio. Ci sta. Quindi per me è già un gran traguardo questo. Sì, sì. Io come ho già detto anche altre volte invece faccio tutt'altro, nel senso che dopo un po' che faccio le stesse cose ho bisogno di staccare. Quello a volte perché già entro in un loop. Che... No, è vero. Tipo io persone tipo Noa, davvero sarebbe difficilissimo. Perché è uno stile che ti impegna tantissimo a livello mentale tutto il giorno. Non è more che fai le linee riempi e intanto pensi a stasera cosa fai. No, è un continuo informazione, no? E quindi sono giorni che è bello avere more da riempire, sinceramente. Esatto. Perché a livello mentale davvero fare real tutti i giorni è devastante, sicuramente. No, poi ci sono stili che sono più difficili magari da creare prima, no? Quindi devi pensare a come renderlo bello, carino, pulito, leggibile. E lavori che invece hai subito la foto e devi però macinare nel mentre che ago preferito, avrai un ago che dici questo è il mio ago. Io ho 7 RL così. Io insomma, 42. Uso aghi un po' particolari, no? Ora ultimamente sto usando parecchio non è né uno shader né un liner, diciamo siamo in una via di mezzo, sono dei 10 liner da 0,40. Quindi meno aghi, bello largo, quindi comunque tieni più l'inchiostro e diciamo riesce a tirare la linea più velocemente. Entrerà anche meglio, esatto, meno aghi, esatto. Sono meno buchi. Perché old, questo amore per l'old? Ma ti dirò, non... Che cos'è che ti dà rispetto a un altro stile? Allora, diciamo che secondo me è partito tutto da un...
un mondo simile al mondo del tatuaggio, però diverso, che è quello della musica. Ah. Sono partito suonando iniziato a suonare la batteria, un gruppo metal, e diciamo la scena metal che seguivo io era parecchio su, ai tempi, si parla di 10 anni fa ormai, era molto sull'old school. Ah, ho capito. Come tatuaggi. E quando ho iniziato a tatuarmi anch'io sono partito da quello. E da lì... Quindi hai conosciuto prima lo stile e poi il gusto dello prima stile. Prima inizio, esatto. Sì, esatto. E da lì non l'ho più lasciato. Detto, questo è il mio. Questo sì, ma sono sentito mio. Sì, non diciamo non mi vedrei a disegnare altro. Ok. C'è una cosa che mi capita spessissimo sul canale, su Instagram, che tutte le persone che iniziano fanno old o esatto. fanno traditional. Esatto. Perché suppongono che sia facile. Esatto. E io dico, ragazzi, guarda che fare un lavoro pulito non è facile. Non è forse tutti riescono a disegnarlo bruttino un old, perché è ovvio. Vabbè, non hai mai fatto niente, ti metti a fare un mandala, dove inizi, no. Già fai un cuoricino con la mano, dritto mamma, esatto. Capito? Forse esatto. Pensano che sia quello, ma tra il farlo pulito e faccio old, io dico sempre, non è facilissimo no. fare old, come no. tutti gli stili. No, no, diciamo c'ha il suo grande affare. Anzi, per stendere delle cose così piene e serie, secondo me, cioè, è tanto tecnico invece. Sì, è molto tecnico, secondo me. È molto tecnico e, diciamo, infatti all'inizio, quando ho iniziato, mi affidai molto al tatuatore in cui ai tempi feci lo stage, che comunque facevo un tradizionale che a me piaceva, guardai la sua tecnica. Poi però vedevo che non, cioè nel senso ovviamente uno solo col tempo può trovare la sua, cioè io tentavo di imitare lui ovviamente, però ma non era quello. La cosa che si capisce negli anni a questo mondo è che per quanto una possa imparare tecnica, esatto. il rapporto che hai con la pelle è proprio sensazione. È personale. Sì. Quindi non posso dirti sulla spalla, piegalo così esatto. e entra così. No, sì, perché sì, poi sì. magari 2 centimetri giù è un'altra cosa, no? Quindi è proprio una sensazione che acquisisci con gli anni. Esatto. E esatto. quindi non è nulla facile. Però mi capisco adesso che inizio con l'old. Ah, sì. Su carta forse sì, perché poi sembra però insomma la linea precisa giù, il colore saturato bene ti dicono anche ma l'old anche se è un po' storto non è vero non è prettamente diciamo così. Con quello che è diventato il tatuaggio adesso secondo me non può più esserci questa scusante qui. Se lo vuoi fare cioè se sei bravo e lo vuoi fare come firma poi a livello artistico esatto. uno può fare quello che vuole certo, cioè, no. puoi stravolgere la tua arte certamente però dice per la fare dritta prima di dire l'ho fatto solo perché tante old esatto non funziona no. così. Macchinette. Quella che dici ho trovato. Macchinette, io lì su quello sono rimasto vecchio stampo, solo bobina. Ok. Solo vecchia bobina, classica. Diciamo, ho avuto la fortuna di conoscere qua a Firenze un grande maestro storico del tatuaggio, che è Alberto Tarchi. Mm? Che comunque lui parte da tatuatore, allievo di Fiorini, e poi si è messo costruire macchinette, ho avuto il piacere di costruire anche qualcosa insieme accanto a lui a casa anche sua. Tu? Non di mio, però mi faceva andare lì, mi spiegava le cose, quello mi ha aiutato tanto nel capire la macchinetta, diciamo. Certo. Perché. E quindi da lì, ovviamente non trovo la sicurezza in una cosa che la sa gestire, sono rimasto su quello. Poi ho cambiato genere di macchinetta perché serviva una cosa un pochino più potente per quello che volevo andare a fare. Però ecco il meccanismo. Anche perché conoscere oltre la pelle anche il supporto con la quale tatto è molto importante. Non è che dici prendo da Pinco Palo una macchina, mi hanno detto che ci traccio a 7 volt, ho capito, ma se si sposta la vite di un millimetro sei rovinato. No? Dovresti prima conoscere bene con che cosa andrai, no? Esatto. Cioè dovresti avere anche la curiosità di dire una macchina sperimentare come funziona, sì. E poi buttarti da appassionato. Quella è una cosa che purtroppo non
Anche perché è storia, comunque è bello, sì. Cioè impari... quella purtroppo è una cosa che non viene più insegnata. Beh, ma secondo me le cose che restano proprio tradizionali, tipo il giappo con le bacchette, le macchinette, come resteranno sempre. Anzi, sì, secondo me torneranno, ci sarà proprio uno stacco, no? C'è chi farà vecchio e tutti i nuovi stili. Però gli stili action man mai verranno abbandonati e torneranno di moda ancora, perché più si allontana da oggi, dici, cavolo, vuoi una roba proprio storica del tattoo, vuoi proprio la storia del tattoo. Secondo te esistono stili che nel tempo durano di più, tipo il tradition, o tutti i tattoo vanno bene? Tipo i ritrattini sulle falangi delle dita sono più scopo commerciale o sono... Secondo me, se un determinato stile c'è da talmente tanti anni, il suo perché c'è. Poi ovviamente la sperimentazione secondo me è alla base per far continuare questo mondo qui, per mantenerlo, però ovviamente la moda ormai lo influenza tantissimo, tutti i social, queste cose qui, diciamo l'hanno fatto diventare un mondo grandissimo, ma allo stesso tempo forse lo stanno un po' sciupando. Cioè non è più il mondo di nicchia di magari di 30 anni fa. No, sicuro, ma anche di 10. Sì, anche di 10. Però diciamo c'hai i pro e contro, ovviamente. A me capita spesso di vedere artisti che lavorano per il cliente e artisti che lavorano per se stessi. Tipo, ci sta la fotina del braccialetto bianco su Instagram? Ci sta, sì. Però non puoi non lo tieni te. Insomma, non puoi vivere di bianco tutta la vita. Io penso che il cliente sia... cioè, deve andare di pari passo a quello che vuoi fare te. Cioè, puoi convincere sì un cliente ad andare più sulla tua strada, però comunque devi pensare a lui. A parte che dopo un po', quando lui sceglie te, sì, si affida anche abbastanza. Esatto. Però comunque il pensiero del cliente, secondo me, è la base, nel senso non puoi pensare di essere su un foglio di carta. È una cosa che rimane a vita a lui, e insomma questo pensiero rimane parecchia vita. Anche che non è che tutte le cover si possono fare così facilmente. No, secondo me i vostri stili, anche il giappo, quello traditional, secondo me nel tempo è davvero più strong, anche se 10 anni fa con altri inchiostri, ovviamente, altri strumenti, con gli aghi saldati a mano, ovviamente funzionavano molto di più. Cioè, adesso con le tecnologie che abbiamo oggi, gli inchiostri che abbiamo oggi, secondo me sono stili che quelli lì, io vedo a distanza magari anche di 15 anni e dico, cavolo, bella bomba. Vedo a volte real o cose così che dico, ma... Purtroppo si torna lì, cioè bisogna partire dall'idea che non siamo su una superficie morta, insomma, superficie viva che cambia col tempo e insomma, poi c'è chi la tratta bene, c'è chi la tratta malissimo, su quello non c'è dubbio, però ecco, bisogna partire da quello, bisogna pensare a quello quando vai a tatuare una persona, secondo me. Sì. Tu hai compagna, figli? Sì, ho una compagna, ho un figlio di 2 anni. Hai fatto tutto? Sì, ho fatto tutto. Com'è buttarlo in questo mondo che ti impegnerà tantissimo, suppongo? È dura, molto dura. E conciliare tutto il resto. È durissima. Però, vabbè, diciamo che non mi sarei mai aspettato, diciamo così, tanti sacrifici. Però sono sacrifici, e quando torni a casa e vedi il bimbo la sera... Ah no, certo. Ti ripada. Però affiancato a un lavoro che ti dà tanto, è durissimo. Ti porta via anche tanto. È durissimo, perché comunque magari, che ne so, prima tornavo dal lavoro, guardavo il filmettino, poi ero libero di disegnare, e ora ovviamente c'è il bimbo che vuole giocare con te, non ti vede da tutto il giorno. Quindi stanco, torni, però... Tu sei tipo un cuneo quando torni a casa, però poi ti fa un sorriso e ti fotti. Esatto. Quindi magari... giochi, poi il mio è particolarmente nervoso e tranquillo, è bello vispo, sì, bene, quindi bene. Il doppio del lavoro, però ne vale la pena. Quindi lavoro, famiglia, è il tuo hobby, tua musica, così. Il mio hobby, musica, mi è stata accantonata del tutto. Ogni tanto mi faccio qualche concerto, 2 o 3 l'anno, però Beh, ma se tu riesci con il tuo lavoro a vederlo anche come tuo hobby ancora, quello sicuramente. Basta che non diventi un lavoro e basta, diventi un lavoro
poi avrai bisogno di un hobby. Esatto. Io sto facendo di tutto per via che non diventi il mio lavoro. Cioè, nel senso, io se sono uno che si ha 10 minuti di tempo libero e magari ha finito i disegni della settimana, mi metto comunque a disegnare, perché è una cosa che mi rilassa e mi fa stare bene, ecco. Nella di che. Così è molto molto figo ancora. Sì, sì, no. Io voglio che sia così. Ok, diciamo quasi la fine. Come ho fatto anche con gli altri, mi piacerebbe tu citassi tre colleghi che stimi qua in Italia. Così se a loro volta non hanno voglia di... Ma penso che mi odino abbastanza, però lì per me sono... Anche che fanno tutt'altro, eh. Sì, anche sì, sì, no. Se vuoi fare il... anche quella... Purtroppo soprattutto in questo genere qui, secondo me ormai siamo arrivati... Anche non in questo, eh? No, però quelli che stimo io sono... Cioè, nel senso, che stimo artisticamente, diciamo, sono principalmente tre. Che è Mattia Lotti, sì, della Pura Tinta di Firenze, che è, diciamo, c'è cioè quel rapporto di, almeno da parte mia, d'amore e odio, che ho fatto lo stage dove mi ha insegnato a muso duro, perché mi ha insegnato a muso duro, diciamo, non mi ha insegnato il tatuaggio, ma ha insegnato la vita, a stare al mondo. Sì, sì. Ma sai che io, esatto, ho fatto tanti lavori, io ho iniziato a lavorare a 14 anni, ce ne ho 37, quindi okay, ho qualche anno di IMSS. Esatto. E sai che tutti i capi che mi hanno lasciato un qualcosa erano quelli più severi. Esatto. E così. E lui sì. Per me dice, no, cioè ti lasciano un qualcosa, il capo bravo ti fa fare quello che vuoi. No, lascia no, c'è un po' insipido, no? A livello di, diciamo, di modello di vita, ma mi ha lasciato tanto, insomma, mi ha cambiato la mia visione di questo mondo e di tutto quello che sì, è. Quindi uno senza dubbio è lui. Un altro, per quanto riguarda, vabbè, bravura, livello artistico e tutto, è sicuramente Francesco Garbugino di Genova. Sì. Che ovviamente anch'io mi ispiro, diciamo. Vieni a fare un po' di resta nel mio studio poi per una cosa. Ok. È un bel po' di anni fa, però 7 o 8 anni fa. Ti dico a livello artistico, perché poi personalmente non lo conosco così tanto. Quindi... è un altro, diciamo, stimo sempre a livello artistico, e che però lui mi ha lasciato anche qualcosina di suo, è Dubs Kingdom di Treviso. Ok. Diciamo, loro sono tre che stimo a livello artistico. Poi magari a livello umano sono altri, senza dubbio. Vabbè, no, però, vabbè, artistico. A livello tipo... artistico loro tre, okay, direi che sono quelli che, ecco, mi hanno segnato di più. Il cammino. Questi anni. Okay. Sì, già. Ok, va bene. Salutiamo Lorenzo per essere stato con noi. Grazie. E ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie. Ciao.